Se gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto. Quando superi i grandi traguardi e quando devi ripartire da zero. Quando andare avanti a un'impresa e quando è una passeggiata. Quando splende il sole e quando si scatena la tempesta. Quando la strada è in salita e quando invece è in discesa. Quando la vita non è rosa e quando finalmente lo diventa. Noi di Sara Assicurazioni siamo al vostro fianco in ogni tappa. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7 e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Ben ritrovati con la seconda puntata di Per vederci più chiaro, questo nostro nuovo format televisivo che cerca appunto di portarvi in due mondi, no, che ci aiutano a vedere più chiaro, quello dell'ottica come la scorsa settimana con Piero Franchini e questa settimana invece andiamo nel mondo delle assicurazioni e ci andiamo con Fabrizio Ghironi di Sara Assicurazioni. Allora, insomma, il titolo già racconta molto, no, di questa nostra trasmissione, ma intanto direi, per dare un po' anche un'infarinatura di quelli che poi saranno i temi che magari andremo a sviscerare in maniera più dettagliata, ma il ruolo proprio sociale delle assicurazioni, come lo potremmo inquadrare? Sì, Greta, innanzitutto buonasera a tutti, benvenuti, diciamo, alla prima puntata del mondo assicurativo. Ci troviamo di fronte a delle sfide sociali, demografiche, ambientali, finanziarie ed economiche che stanno modificando in maniera molto netta, in maniera molto profonda la società, il sistema sociale attuale. E questi cambiamenti non fanno altro che riportare all'attenzione il ruolo dell'assicurazione, perché non c'è dubbio che il sistema privato del mondo dell'assicurazione non deve assolutamente escludere quello pubblico, ma è necessario che in termini di complementarietà vada a supportare, a sostenere un sistema pubblico in difficoltà per garantire il benessere, la sicurezza dei cittadini che oggi appunto è messa in discussione, perché siamo di fronte a una crisi congiunturale che deriva appunto da dei cambiamenti sociali previdenziali non indifferenti. Ecco, quando si parla di crisi economica, quindi comunque di, diciamo, meno soldi, insomma, nelle tasche dei cittadini, verrebbe da pensare che io non posso andare a spendere, no? In realtà invece qui si parla di un meccanismo esattamente inverso, cioè chi decide di investire nel mondo assicurativo non solo dà linfa così all'economia, ma è proprio un meccanismo inverso di protezione e di conseguenza, insomma, anche di non spese future nell'eventualità, ovviamente, poi che ci sia l'evento che si va, diciamo, ad assicurare. Certo. Non so se abbiamo un certo, po'. Certo, sei stata chiarissima, ma dirò di più, che proprio l'epoca attuale, l'epoca che, come dissi nella precedente puntata, possiamo definire
l'epoca dell'incertezza, esatto. Dove i labri, gli equilibri sociali, occupazionali, immaginiamo quello che si sta verificando da qualche anno a questa parte nel mondo del lavoro, nel mondo della previdenza, con gli sconvolgimenti demografici, con l'allungamento della vita. Tutte queste circostanze, tutte queste variabili, questi fattori, insieme alla crisi economica e finanziaria che ci sta caratterizzando ormai da circa 10 anni, devono farci riflettere, devono ripensare il nostro ruolo, il nostro rapporto nei confronti del mondo assicurativo e rivalutare il ruolo dell'assicurazione. Non c'è dubbio che l'assicurazione diventa fondamentale per supportare, come dicevo prima, lo Stato per affrontare delle politiche sociali, economiche, finanziarie innovative che non vengano vissute come impopolari perché sono lontane dall'esperienza che ci ha contraddistinto fino ad oggi, ma che sono necessarie se vogliamo garantire sicurezza e benessere. E l'assicurazione consente di affidare la nostra sicurezza con un minimo sforzo economico a chi è capace di gestire il rischio, come una compagnia di assicurazione. E un investimento in assicurazione significa dar valore, valorizzare il proprio patrimonio, la propria sicurezza, il proprio benessere anche psicofisico, perché avere la certezza di aver affidato a una compagnia assicurativa attraverso uno strumento efficace quale l'assicurazione, la nostra sicurezza ci permette di essere più ricchi dentro e più ricchi fuori, di poter fare cose che anche caratterizzandoci come risparmatori non potremmo affrontare o non possiamo toglierci l'aglia del rischio, perché anche risparmiando come formichine di fronte a certi eventi non saremo mai in grado di farci fronte da soli. Brava. Ecco, ma quali sono, essendo davvero cambiata insomma la nostra società, voi in quale strada cercate un po' di incanalare i vostri clienti, insomma le persone che si rivolgono a voi e che magari appunto hanno la percezione di questa incertezza? Ci sono settori ad esempio nuovi a cui il mondo assicurativo guarda o sta guardando insomma rispetto al passato? Certo, prima di tutto bisogna fare un'opera di sensibilizzazione molto elevata, e io richiamo sempre il ruolo dell'assicurazione intesa come produttore, la compagnia, sia quello degli intermediari, di coloro che distribuiscono i prodotti, che non è un ruolo solo tecnico diretto a quella specifica funzione, ma è anche un ruolo educativo. Noi siamo i primi responsabili insieme alle istituzioni per sensibilizzare l'opinione pubblica diverso ai cambiamenti in atto, dei cambiamenti che hanno delle conseguenze sul modo di vivere, di agire, dei cambiamenti che soprattutto a cavallo tra i due secoli hanno cambiato il modo di comportarci, hanno rilevato nuovi bisogni di sicurezza. Immaginiamo l'allungamento della vita. Cosa comporta l'allungamento della vita? Sicuramente un problema previdenziale. Quindi il mercato assicurativo è un mercato nel prossimo futuro, ma già ora lo deve essere, un mercato che dovrà soprattutto focalizzarsi sull'aspetto di garantire domani la pensione, di andare, ecco l'aspetto di complementarietà col sistema pubblico. Nessuno di noi, le istituzioni non devono sostituire il sistema privato col sistema pubblico, ma devono trovare un alleato nel sistema privato per dare risposte che fino ad oggi il nostro Stato era in grado di fornire, domani non lo può più, quindi ha bisogno di un supporto. Immaginiamo la salute, siamo una popolazione che invecchia. La popolazione che invecchia significa meno forza di lavoro.
e più persone che vanno incontro a un'età avanzata, con nuovi bisogni anche da un punto di vista della salute. Quindi anche in questo caso le assicurazioni devono sapersi rinnovare per intercettare questi nuovi bisogni, devono essere in grado di ridefinire la propria offerta più adeguata e coerente ai nuovi bisogni, e sicuramente devono fare un salto di qualità. Lasciamelo dire, Greta. Le compagnie negli anni si sono, e sono anche per questo anche loro responsabili di questa cultura un pochino, una cultura un po' acerba del mondo dell'assicurazione, che ci rende un paese sottoassicurato rispetto ai principali nostri competitori. Viene un po' percepita come una tassa. Ma viene percepita, però, insomma, perché è un qualcosa che si deve fare per l'auto, per chi magari sì, si può, ecco, però non c'è la percezione, c'è la cultura, esatto, del rischio, che veramente nessuno può sentirsi sicuro vivendo di scaramanzia, e i rischi oggi, soprattutto quelli più improbabili, però possono avere delle conseguenze di un'intensità inaudita, possono portare al fallimento un'azienda, possono coinvolgere la vita familiare o la vita di una persona. Quindi le assicurazioni devono fare un salto in avanti se vogliono far crescere il mercato. Come? Non accontentandosi, io lo dico già da anni, di gestire l'insoddisfazione dei clienti, ma con creatività, coraggio. Oggi la tecnologia ci aiuta anche a individuare più facilmente i bisogni, a instaurare relazioni più proficue con i clienti. Devono veramente, con creatività e coraggio, adeguarsi nell'offerta, rispondere in maniera più coerente e più adeguata, incentivando la relazione col cliente. Ecco perché dopo anni dove si viveva, si percepiva la tecnologia come un'occasione per, tra virgolette, ridurre il peso dei consulenti, in realtà oggi, a mio modo di vedere, va vista in un'ottica diametralmente opposta. Non la tecnologia per fare business per le compagnie, per ridurre i costi di gestione, che poi hanno dimostrato questi 20 anni che non è stato così, ma una tecnologia che ci permette di conoscere meglio il cliente, di costruire, progettare un'offerta più rispondente, ma attraverso un approccio consulenziale che solo coniugando la fisicità di un rapporto con le capacità tecnologiche che oggi il mercato ci consente possiamo ottenere. È perché l'aspetto consulenziale sarà sempre l'aspetto più importante. Non a caso anche l'ultima normativa che vedremo nelle prossime puntate, che ha recepito la cosiddetta IDD, si focalizza su il best interest, cioè il migliore interesse nei confronti del cliente. La polizza va costruita e va venduta nel migliore interesse del cliente, e solo un rapporto costruito, basato sulla consulenza, può garantire appieno questo aspetto fondamentale. Ecco, un po' come se, insomma, ognuno di noi si costruisse il proprio concetto, insomma, di sicurezza, e poi lo trasferisce magari, no, a chi lo può portare su questo. A chi sa gestire il rischio. Ma immaginiamoci, scusami Greta, alcuni fattori citiamo. Noi ci troviamo di fronte, ripeto, a cavallo dei due secoli, c'è stata un'accelerazione incredibile. Quali sono i fenomeni che nella società si sono evidenziati e si stanno evidenziando maggiormente? L'allungamento della vita. L'allungamento della vita comporta nuovi bisogni, non c'è dubbio, ma anche nuove esigenze che uno Stato, che è attanagliato da una crisi finanziaria ed economica che dura da anni, che ha creato un debito pubblico importante, estremamente significativo, non può più garantire certi servizi. È un paese all'avanguardia come il nostro, non si può permettere di non garantire benessere e servizi ai propri clienti. Però non può continuare a indebitarsi, perché poi è un debito che ricade sui propri cittadini, quindi sulla dinamicità, sulla qualità della vita dei cittadini.
di conseguenza ha bisogno del supporto di chi sa garantire certi servizi, che è il sistema delle assicurazioni. C'è l'invecchiamento della popolazione, ma l'invecchiamento della popolazione cosa comporta? Comporta più pensionati e meno forza lavoro, e questo disequilibrio mette, oltre a cambiare la mappa dei bisogni sociali e delle necessità sociali, anche appunto anche a livello previdenziale, come possiamo mantenere in equilibrio un sistema previdenziale? Infatti abbiamo visto recentemente, che possono essere più o meno sindacabili o opinabili, abbiamo visto delle scelte considerate impopolari da parte dei nostri rappresentanti politici e istituzionali, che purtroppo erano impopolari perché noi eravamo abituati, avevamo un'esperienza di dire: ma il nostro genitore finiva di lavorare, aveva la sua bella pensione. Oggi non è più così. Dobbiamo riequilibrare e dobbiamo diventare un paese, ma anche noi cittadini dobbiamo contribuire, perché siamo noi il paese, a comprendere le nuove dinamiche, a comprendere che e a pretendere che anche chi ci rappresenta abbiano, cioè mettano in atto delle scelte di lungo termine, perché oggi il problema previdenziale lo stiamo subendo perché in passato non abbiamo fatto delle politiche in chiave prospettica molto adeguate. Quindi il sostegno dell'assicurazione ci può aiutare. Vediamo che i nuclei familiari sono sempre più ristretti. E questo cosa comporta? Comporta che c'è meno solidarietà familiare. Certo. E quindi l'impegno dello Stato dovrebbe essere maggiore, ma se le risorse non ci sono, in più assistiamo nell'epoca di oggi a una maggior mobilità, perché i figli tendono a spostarsi per lavorare maggiormente, quindi sono meno presenti. Quindi cosa si apre per il mondo dell'assicurazione anche? Prodotti adeguati in caso di supportare le famiglie, di aiutarle in caso di non autosufficienza per gli anziani. Abbiamo gli effetti della globalizzazione, che gestita in una certa maniera ha creato, aumentato le disuguaglianze, ha creato problemi di forme di esclusione sociale, che un paese civile non si può permettere di non governare. Ma nelle condizioni in cui siamo ha bisogno di aiuto, e sicuramente l'assicurazione è un supporto, è un'industria adeguata e capace per poterla fare. Deve rinnovarsi, deve ridefinire i propri confini operativi, ma è in grado di dare delle risposte. E nel dare questa risposta non crea solo benessere all'individuo che cerca sicurezza, ma rimette in gioco un'economia. Perché, se mi permetti Greta, vorrei sottolinearlo questo aspetto. L'assicurazione, nel garantire, nel dare soluzioni, risposte di sicurezza, crea una società in equilibrio, più forte, più sicura. Una società, un cittadino, un consumatore che ha fatto un investimento in sicurezza, vive più tranquillo, dà più valore a quello che ha, perché sa che se succede qualcosa non deve magari smobilizzare quel capitale che con tanto sudore ha messo da parte o rischiare di perdere la casa. C'è chi ci pensa a fronte di un piccolo investimento. E quindi anche un cittadino che si sente più sicuro è un cittadino che libera verso il mercato del consumo maggiori risorse. Andrà in vacanza con più tranquillità, perché dice: mi succede una cosa, rimango bloccato un mese, non posso andare a lavorare, ho l'assicurazione che però, ecco, questo è già minimizza, un esempio, per proprio banalizzarlo, sì, no, ma è così. Serve, perché così, ma l'assicurazione ha un altro aspetto importante, anche contribuisce alla crescita economica, la crescita dell'industria assicurativa che garantisce benessere ai singoli, alla collettività, però partecipa alla costruzione in maniera sostanziale economica. Vanno di pari passo. Ecco perché vorrei vedere in maniera più netta, in maniera
in maniera veramente più moderna anche l'impegno istituzionale, con riforme normative serie, fiscali, che incentivano il mondo assicurativo. Che magari, ecco, possano portare appunto una politica fiscale che incentiva un investimento di questo tipo e che magari, come dicevi tu, cioè, se lo Stato queste risposte non le dà, consentiamo ai cittadini di poterle, no, cercare nel, come dire, nel libero mercato, magari dando un aiuto, una defiscalizzazione, un qualcosa che comunque consenta, esatto, di, almeno all'inizio, ma no? Deve finché essere, non c'è questa cultura. Deve essere fatto con una prospettiva molto ampia, se no si rischia di a pioggia creare delle deducibilità o delle partite di detrazione che non servono a nulla. Deve essere un qualcosa di organico, di condiviso, di complementare, allora, che aiuta. Dobbiamo davvero chiudere perché è la prima puntata, noi la nostra discussione procede molto così piacevolmente, ma il tempo televisivo stringe. Mi verrebbe da pensare che il mondo del welfare ad esempio potrebbe essere già una bella partenza, no? Da questo punto di vista, perché comunque è sicuramente uno dei mondi in cui c'è più bisogno che c'è sempre più bisogno che il privato si sostituisca allo Stato. Scusa, però Greta, poi sottolineerai, non sostituiamo nessuno, che diventano complementari. Allora, nelle prossime puntate cercheremo di, come dire, entrare un po' più nel dettaglio anche delle figure che possono proporre questi prodotti, perché poi ovviamente c'è da fare davvero una grande distinzione tra le varie, no, figure che vi potete trovare di fronte. Lo faremo sempre ovviamente con piacere con Fabrizio. La prima puntata è andata, quindi grazie di questa, come dire, di questa bella idea che fa parte ormai della nostra programmazione. Ci vediamo fra due settimane, perché la prossima settimana toccherà all'ottica. Direi al mitico Piero, l'ottica d'eccellenza, se mi permetti Greta, visto che è la prima puntata, vorrei ringraziare tutti i nostri telespettatori, rimaniamo anche a disposizione per poter, certo, chiarire eventuali dubbi dei nostri telespettatori, e vorrei fare un ringraziamento particolare al mio sponsor Sara Assicurazioni e all'ottica Franchini. Bene. Noi ci vediamo la prossima settimana, e per le domande che diceva Fabrizio potete tranquillamente fare riferimento anche alla nostra redazione. Grazie e arrivederci. Con il matrimonio, il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi. Ma tu lo sapevi che il matrimonio reale è costato quasi 36 milioni di euro? Dal matrimonio deriva l'obbligo ricevuto alla fedeltà, all'assistenza morale. E tu lo sapevi che Sara riconosce un indennizzo maggiorato in caso di furto dei regali di nozze? Certo, lo sapevo. Non lo sapeva. Solo un agente Sara sa sempre come sorprendervi con soluzioni efficaci e innovative. Agenzia Sara Arezzo Arno, l'agenzia che ha a cuore la tua sicurezza. Ad Arezzo, in piazza Gori e Zucchi 7, e con i punti vendita di Città di Castello, Sansepolcro, Castiglion Fiorentino e Cesa. Se gli altri fanno i saldi, noi facciamo gli sconti. Ottica Franchini, in via Marco Perennio, via Garibaldi, via Vittorio Veneto. Thank you.